E poi tutto è davvero pronto. Si chiude la gabbia e si inizia a cuore aperto. Qua bisognerà vedere e valutare anche tanto l'aspetto, come detto, mentale, l'aspetto emozionale. Trovarsi in main event può giocare un brutto scherzo come un bello. Si comincia quindi con Amada, che prova subito a intimorire l'avversario con un leg kick basso, poi cerca una proiezione dal ventre, riesce one leg, è a segno meraviglioso Amada, e poi la ginocchiata dritta al volto del suo rivale con Oniboni, che deve difendersi subito, e ora va a chiudere il gancio alle gambe cercando un po' di respiro in questi primi 27 secondi che l'hanno visto soccombere leggermente il rivale del canonico team. Però guarda che reazione di Oniboni, è tornato in controllo, adesso colpisce all'addome, ai reni, direttamente riporta a terra l'avversario con una Norsault. Attenzione alla ghigliottina, attenzione alla ghigliottina shock, riesce a uscirne, è abbattuto, attenzione, è finita Rajab Amada, abbattuto. Attenzione perché c'è un piccolo, c'è un momento di confusione, una piccola controversia, e il match ha interrotto il match, l'arbitro ha interrotto il match, pardon, ed è finita, ragazzi, un altro main event, un altro match chiuso in un lampo. Rajab Amada era partito benissimo, 55 secondi, 15 decimi davvero per Alessandro Oniboni, meraviglioso, dal nulla, la guillotine shock, l'abbiamo vista tutta la serata, l'abbiamo vista nel main event, e a subirla è stata Rajab Amada. Vince Alessandro Oniboni della Second South Team.